Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. By Night Roma, Cento, Quattro, and Cinque FM. Let's begin. Let's begin. Vi facciamo sentire la scena originale del film Borotalco e poi sentiamo come la reinterpreteranno i nostri Alessia e Rinaldo qui in diretta su Radio Radio By Night Roma. L'1 e 27 la sentiamo. Ovviamente tutto in diretta fino alle 3 dal Galù. A testaccio. By Night Roma. Beh, che ti sembra? Come sto? Mi pare un pupazzo. Perché un pupazzo? Mettete un po' dritto. Ma no, così, più sciolto, più disinvolto. Oh. Adesso mi devi dire che c'entrano ste scarpe marroni quando c'hai quei bei mocassini nuovi. E dai, su. E l'orologio? Perché ti continui a mettere sto orologio quando c'è quello bello che ti ho regalato io? E la cravatta, sai? Sta cravatta andava de moda 10 anni fa. Ah, oh, io non riesco a capire perché a questo gli sfigura tutto. Sergio, tu le cose le devi venire a comprare con me. Sbagli le taglie. Guarda che maniche che c'hai. Ma sul colore non puoi di niente. Oh, lo sai a chi l'ho visto sto colore io? L'altra sera in televisione, a Iglesias, ce l'avevo uguale proprio. E come no? Comunque, mo, a proposito di televisione, lo sai chi ce la potrebbe regalare una bella a colori? Zio Renato e zia Elisa. Quando ci sposiamo, naturalmente. Rossè, questo mi aspetta. Ecco, bravo, cambia discorso, va? Rossè, lei non è che cambio discorso, ma me lo puoi dare il tempo di realizzarmi, di ingranare, di sfondare col lavoro? E tu pensi di sfondare qua dentro? Ma che ne sai, De? Chi te lo dice? Vabbè, sei spicciate, va, io ti aspetto in macchina. Sergio! La targhetta By Night Roma. Una delle cose bella. Più belle è il suo E ci aveva ragione lei. Che è un po' quello che faccio quando mi chiama al telefono di solito. Capito? Succede. Beh, le donne ce l'hanno questa cosa, sì, oppure naturale. Ti fanno amore tesoro e appena ti giri fanno Madonna, questo però, santo Dio, giusto? Esatto. Allora, succede sentiamo, spesso, Giordani. Li sentiamo reinterpretare la scena originale. Vai, ci siamo. 3, 2, 1, si parte. L'1 e 29. Vai, in diretta, Alessia Rinaldo. Beh, che ti sembra? Come sto? Mi pare un pupazzo. Perché un pupazzo? Mettete un po' dritto. Ma no, così, più sciolto, più disinvolto. Oh, adesso mi devi dire che c'entrano ste scarpe marroni quando c'hai quei bei mocassini nuovi. E dai, su. E l'orologio? Perché ti continui a mettere sto orologio quando c'è quello bello che ti ho regalato io? E la cravatta, se sta cravatta andava di moda 10 anni fa. Oh, io non riesco a capire perché a questo gli sfigura tutto. Sergio, tu le cose le devi venire a comprare con me. Sbagli le taglie, guarda che maniche che c'hai. Ma sul colore non puoi di niente. Ah, oh, lo sai, così che c'aveva il suo colore io. L'altra sera in televisione, a Iglesias, ce l'avevo uguale. Io uguale proprio. E come no? Ma comunque, mo, a proposito di televisione, lo sai che ce la potrebbe regalare una bella a colori? Zio Renato e zia Elisa. Quando ci sposiamo, naturalmente. Rossella, questo mi aspetta. Ecco, bravo, cambia discorso, va? Rossella, io non è che cambio discorso, ma me lo vuoi dare il tempo di realizzare, di ingranare, di sfondare col lavoro? E tu pensi a sfondare qua dentro? Ma che ne sai, te? Chi te lo dice? Vabbè, sei spicciate, vai, io ti aspetto in macchina, Sergio! La targhetta By Night Roma. Bene, questa era con l'audio originale. C'è l'applauso che sta arrivando lontano, però insomma ve lo facciamo sentire. Aspetta, perché questa qui praticamente è la scena con l'audio originale. Adesso c'è bisogno della scena senza audio, audio muto, e saranno solo loro a reinterpretare questa scena di Borotalco. Ve la facciamo sentire questa volta con gli attori By Night Roma originali, vai. Beh, che ti sembra? Come sto? Mi pare un pupazzo. Perché un pupazzo?
Mettete un po' dritto, ma no così, più short, più disinvolto. Oh, adesso mi devi dire che c'entrano ste scarpe maroni quando c'hai quei bei mocassini nuovi. E dai, su. E l'orologio? Perché te continui a mettere sto orologio quando c'hai quello bello che ti ho regalato io? E la cravatta, se... Sta cravatta andava di moda 10 anni fa. Oh, io non riesco a capire perché a questo gli sfigura tutto. Serve. Tu le cose le devi venire a comprare con me. Sbagli le taglie, guarda che maniche che c'hai. Ma sul colore non puoi dire niente, oh. Lo sai che a chi io ho visto sto colore io l'altra sera in televisione, a Iglesia, ce l'aveva uguale, uguale proprio. E come no? Comunque mo, a proposito di televisione, lo sai chi ce la potrebbe regalare una bella a colori? Zio Renato e zia Elisa. Quando ci sposiamo, naturalmente. Rossella, ma aspetta. Ecco, bravo, cambia discorso, va. Rossella, io non è che cambio discorso, a me me lo vuoi dare il tempo di realizzarmi, di ingranare, di sfondare col lavoro? E tu pensi di sfondare qua dentro? Ma che ne sai? Te, chi te lo dice? Vabbè, sei spiccia, te vai, io ti aspetto in macchina. Sergio! La targhetta! E all'applauso arriva, arriva, arriva. Va detto che però si sono ripresi benissimo. Diciamo che l'arte è anche quella, insomma, è anche questa, no? Giusto? Sapersi riprendere. Il teatro conta quasi più che, esatto, che far vera figura, quando giusto? Si dimenticano le cose. Improvvisare. Allora, molto di più che sbagliare conta quando ti riprendi. Radio, radio, by Night Roma 104.5.